Tutti ragazzi, qui c'è Shadow e siamo in un nuovo episodio, diciamo, un nuovo gioco che ho scoperto essere il primo gioco indie barra magia barra survival diciamo italiano. Solo che è in versione demo e quindi essendo in versione demo l'hanno reso disponibile solamente in inglese. Allora, questo gioco si chiama Verbis in va, non mi ricordo come, ma ci sarà in descrizione. Allora, è un gioco in demo ed è appunto italiano, ha bisogno di crescere questo gioco appunto, per farlo crescere abbiamo solamente una possibilità. Allora, per farlo crescere dovremmo cliccare il link qua in descrizione dove si voterà questo gioco su Steam. Allora, come sapete, Steam è un divulgatore di giochi, cioè ha una grandissima gamma di giochi e avere un gioco su Steam è una cosa fantastica per uno sviluppatore alle prime armi. Quindi io, siccome penso che questo sia un gioco fantastico, perché adesso lo vedrete, allora, questo qui è un gioco alla tipo Skyrim, però non prendetemi sul serio, perché appunto ha una qualità bellissima, cioè che noi possiamo dare i comandi vocali. Ad esempio, noi qui abbiamo bisogno di luce. Bene, premiamo il tasto sinistro. Let be there light. Let be there light. Perfetto. Adesso abbiamo la luce. Allora, come vedete, è un gioco per me stupendo perché questa diciamo cosa non l'avevo trovata da nessun, in nessun altro gioco e devo dire che mi piace non poco. Volevo chiedervi, diciamo, di andare a votare veramente questo gioco perché è fantastico. Sta cosa che mi sa che ho sbagliato strada. Ok, è veramente fantastico. Appunto. Anzi. E appunto, se lo votate, probabilmente diventerà il vero primo gioco italiano di successo che diciamo c'è in circolazione. Perché avere un gioco a comando vocale è veramente un'innovazione per il gaming dei giochi indie. So che adesso che in inglese, magari chi non capisce molto l'inglese o chi non ne sa la pronuncia non riesce bene a giocarci, però ragazzi, dai, è appunto un gioco italiano. Se riusciamo a farlo sviluppare per bene su Steam, ha tanti acquisti, metteranno la copia in italiano, cosa che è appunto bellissima. Allora, abbiamo finito la magia adesso. Bene. Qui c'è un altro stemmino che, come sappiamo, si attiva con la E. Sta laggando perché quando carica lagga, non so perché. Ok, adesso abbiamo una nuova magia. Beam of Light, che significa fascio di luce. Allora, in pratica qui ci darà, se ci clicchiamo, ci darà la pronuncia. Guardate. Beam of Light. Ok, adesso guardate. Beam of Light. Perfetto. Adesso se noi puntiamo, guardate, farà un fascio di luce, la porta è chiusa, no? Adesso vediamo. Allora, mi chiamano su Skype, porco Dio. Allora, non è qui. Non è qui. No. Dobbiamo portare quel fascio di luce fino alla porta. Allora, ragazzi, scusate un attimo che mi chiamano su Skype. Chi è il rompiballe? Eh sì, aspettate che mi metto occupato. Perfetto. Ok, ragazzi, rieccoci. Eravamo rimasti qui. Dobbiamo posizionare il coso. Dai. Posizionati. Eccolo. Guardate che si apre. Guardate. Bellissimo. Perfetto. Adesso corriamo. Ok, questa qui è la stanza, diciamo, dove si vede veramente la qualità del gioco.
cosa hanno fatto, come l'hanno creato. Ecco, lag supremo. Ok. È un giochino abbastanza pesante. Anche, cioè, io lo dovrei tenere abbastanza bene perché comunque è un computer abbastanza potente. Solamente che mi fa sti lag, non so perché. Allora, ci hanno aggiunto un altro, un'altra magia. Mark of Command. Follow my will. Guardate come si pronuncia. Ok, Follow my will. adesso andiamo qua sopra. Follow my will. Perfetto. E facciamo il casino di Dio. Abbiamo creato un ponte da Cristo. Ok. Perfetto. Dio, 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 Dio. Lag supremo, lag. Scusate sto lag, ragazzi. Questo coso lo posso prendere? No. Adesso vediamo cosa abbiamo da fare. Qui. Niente. Beam of light. Beam of light. No, non è questo, Ebet. Com'è che era? Let there be light. Let there be light. Let there be light. Sì, mi sento Harry Potter. Ok, qua che c'è? Oh, indovinello. Allora, qui ci sta un cristallo rosso. Così qua. Vediamo. E quel coso è rosso. Bene. Bene, 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 bene. Questo coso, questo simbolo l'ho già visto. Eccolo, follow my will, vediamo. Follow my will. Ok, abbiamo fatto qualcosa. Adesso penso che dovremmo spostare tutti quei cosi. Follow my will. Ok, è una figata. Io lo comprerò subito. Allora. Adesso, beam of light. Ok, la stiamo aprendo. Siamo dei pro. Adesso però scappiamo. Follow my will. Follow my will. Dai, muoviti, Ebet. Cazzo! Sei un Ebet. Fanculo. Follow my will. Devo sbrigarmi. Follow my will. Follow my will. Ah no no, li sto spostando. No, follow my will. Follow my will. Follow my will. Ebete, follow my will. Siamo un coglione. Follow my will. Vabbè. Allora. Follow my will. Perfetto. Sì, sembrerò pure un ebete, però immaginatevi voi che giocate da soli qua. Secondo me vostra madre vi ammazza, però. Beam of light. Vai, vai, vai. Allora, ho paura ad andare. Vai, veloce, scappa, scappa. Follow my will. Ebete di merda! Pa, pa, pa. Follow my will. Allora, ragazzi, se non ce la faccio ora, giuro che mi ammazzo. Allora. E dai, sto lag. Ragazzi, lagga tantissimo perché ci sono tantissimi spostamenti di Cristo, non so. Allora. Beam of light. Beam of light. Ma sei scemo. Aspetta, 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 aspetta. Allora, ragazzi, sto impiegando tantissimo e sta cosa mi dà fastidio, allora. Beam of light. Follow my will.
Follow my will. Vai, cazzo, figa, power, merda, putta, madonna. No, raga, è l'ultima volta, io giuro che chiudo il gameplay. Follow my will. Che poi non riesco a muovermi bene perché sta laggando, che ci sono un casino di spostamenti. Oppure perché c'è Skype aperto e torrent e Cristo. Beam of light. No, ebit, allora. Beam of light. Allora. Follow my... come che era? Follow my will. Dai, 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 dai. Follow my will. Sì, sono Cristo. Fuck yeah. Ok. Cos'è sta cosa? Allora, ragazzi, bisogna cercare sempre delle incisioni. Allora, com'era? Let there be light. Let there be light. Perfetto. What the fuck? Oh, incisione. Ho sbloccato qualcosa nel giornale. Telecinesi. Mind over matter. Mind over matter. Mind over matter. Go away, come to me. Ok. Qui dovrebbe essere bloccato. Mind over matter. Mind over matter. Com'è? Go away, come to me. Go away. Go away. Ok, go away. Go. Che Cristo santo fa? Ok. Mi scordo. Allora, mind over matter. Ok, sto spaccando tutto. Perfetto. Abbiamo sbloccato la strada, raga, siamo pro. Ok. La luce. Abbiamo una porta. Dei cubi. Mind over matter. Mind over matter. Vediamo. Cosa c'è qua? Che cosa? Aspetta, com'era il marchio? Follow my will. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Ah! L'ha chiusa. Ah, sì, 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 sì. Allora, follow. Ah, no. Mind over matter. Dovrebbe andare. Adesso saliamo, se non erro. Allora, dov'è? Mind over matter. Go away. Go away. Go away. Oh, go away. Cristo Giove. Allora. Go away. Go away. Go away. Madonna. Allora. Mind over matter. Go away. Ma va. Mind over matter. Sì, sono pro. Allora, adesso. Follow my will. Follow my will. Dimmi che sei bloccato. Ma vieni, sono pro. Che ca... No.
Follow, no, mind of, ma vaffa. Allora, mind over matter. Allora, sali porco. Adesso. Mind over matter. Go away. Go away. Go away. Ma che ca... Ip. Mind over matter. Mind over matter. Ok. Follow my will. Allora. Follow my will. Sì! Oh Cristo. What? Beam of light. No, non funziona. Una cutscene sembrerebbe. In Verbis Virtus, ecco come si chiama il gioco. Ecco, to be continued. E quindi la demo è finita, ragazzi. Io vi invito a lasciare un bellissimo mi piace, tanto è gratis. E vi invito ovviamente a scaricarvi la demo se vi piace. E a commentare, mettere mi piace, condividere il video, perché voglio che questo gioco si conosca. Allora, ovviamente non ci sono nemici in questa versione perché è una demo, ma arriverà più avanti. Il gioco sarà disponibile su Steam, appunto, se voi andate a votare il gioco su Steam in descrizione. E quindi, ragazzi, da Shadow e da In Verbis Virtus è tutto, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao.